Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare e ne chiedo veramente pochissimo e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi per continuare il capitolo 4 della storia del pittore, anche se a quanto pare ragazzi ci fanno giocare diversi scenari, perché l'ultima volta siamo ritornati dalla nostra cara amica scrittrice che è improvvisamente impazzita, uscita di melone, e ha deciso di farsi ispirare dal carissimo demone, vogliamo chiamarlo così, insomma questa figura ragazzi sfigurata, scusate il gioco di parole, rappresentata quindi in questo famoso quadro. Anche diversi di voi comunque hanno fatto la supposizione, hanno fatto varie supposizioni, avete supposto che appunto la persona raffigurata sia proprio la moglie del pittore che era rimasta appunto sfigurata da un incendio, e a quanto pare il demone ragazzi di questo quadro ha deciso di ispirare la scrittrice, e l'ultima volta ragazzi è stata veramente molto poco piacevole, è stato alquanto terrificante l'episodio, per cui quest'oggi non è che io sia poi così tanto entusiasta di tornare su questo gioco, ma ovviamente mi sono riproposta di finire questa serie come comunque abbiamo finito il primo Layers of Fear e quindi eccoci qua. Per la gioia di grandi e piccini ragazzi, eccoci qua ritornati. Io non mi ricordo se l'ultima volta ci fossero anche queste impronte insanguinate. Stiamo giocando il capitolo 4 e non mi devo dimenticare che ho a disposizione appunto la lanterna. Amore mio, riesci a sentirmi? Guarda, preferisco non sentire un ca, assolutamente, in tutti i sensi. Quindi andiamo, come al solito, roba per bambini, meravigliosa, va bene. Oggi voglio essere, voglio andarci con I need some peace and quiet to work. Is that too much to ask? This house is not a playground. Quest'uomo ragazzi devo dire è stato davvero un ottimo marito, anche un ottimo padre, davvero incantevole tutto ciò. Comunque allora qua, allora oggi ho detto che voglio giocare con un altro spirito, cioè quello di non farmi prendere l'accidente per la minima cosa, ma mi sa ragazzi che per me non è così facile. Quindi la porta ovviamente si chiude da sola. Segni, segnacci, vabbè, direi che ha preso da suo padre, alla vena artistica la bambina, sembrerebbe proprio di sì. Io aprirei il mobile, come al solito non c'era mazza, servamo un po' di vino. Vabbè, la porta si è aperta da sola, era già aperta, non lo so, non so, oggi non so niente, non so assolutamente nulla. La porta non si chiude? Va bene, quest'oggi vorrà dire che farò da sola. I segnacci continuano a peggiorare, cioè raga, ha insozzato tipo, oddio, che c'è sta sopra sto davanzale, ha insozzato sto mondo e quell'altro direi. Però dettagli, questo cos'è? Ok, quiet. It will agree on the fireplace, don't you think, honey? Sì, che bello che agitiamo la palla e la neve dentro si agita, che meraviglia. Io andrei, non mi sembra ci sia altro qua dentro. Nient'altro interessante. Ma che carino, dai, che è qui che ci aspetta, così, bellissimo. So che adora quel giocattolo, ma non saprei, ha qualcosa di particolarmente inquietante, chissà perché non mi stupisce. Forse il modo in cui ci gioca non è una bambina felice, talvolta lo fa trasparire quando gioca e vederlo mi spezza il cuore. Questo l'ha scritto lui, Io non volevo romperlo. Cioè se l'avessi saputo non l'avrei toccato. Io spero che nessuno si arrabbi per questo, non era mia intenzione spaccare niente. Io mi chiedo ragazzi se ha senso continuare ad aprire questi benedetti armadi. Non c'è mai una mazza dentro. Però io andrei
Andrei, continuiamo il loop? La situazione vuole peggiorare di volta in volta. Facciamo così. Oggi le chiudo io le porte, non vi preoccupate. Sì, i segni sembrano peggiorare, ragazzi, di volta in volta. Ci sono anche, oddio, delle facce tristi. Questo è sangue. Spero che nessuno si sia fatto troppo male, insomma, eh? Va bene. Oddio, cos'è quella roba? Oddio! Basta scherzetti, gli occhietti luminosi nell'oscurità, ma che meraviglia. Ehi! Ehi! Ragazzi, io veramente non lo so, questo gioco è un incubo costante. Costante, perché lui ha detto I'm sorry, oh mio Dio. Perché lui ha detto mi dispiace, cosa gli avete fatto a sta povera creatura? Scusi, oddio raga, io non so che fare, non so che pensare. No, no, no. No, 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 la vocetta demoniaca, la bambina no, eh. Minchia, te brucio, eh. Te do fuoco. Vado. Vado. Che è successo? Perché grida? È buio. È troppo What? Buio. No, of course cutting your hair doesn't hurt, Birdie. Per il pennello. Noi stiamo giocando, ragazzi, il capitolo del pennello. Cioè, fammi capire. Come pennello ha usato i capelli della figlia? Ma siamo matti. Siamo in preda alla fo... Oddio, no, gli occhietti no. No, lo dovete smettere. Tra l'altro ci sono 10 porte. Oh, qua non è che proprio mi venga voglia di venirci, eh. Va bene, me ne vado, infatti. Vedi, non era la cosa giusta da fare. Immagino dover andare di qua. La porta, insomma, la via era sbarrata. Tiro. È permesso? Mi è salvato la partita. Non ci sto a credere, raga. Ha usato davvero i capelli della figlia come pennello. Ma figlio mio, allora, diverse persone te l'hanno detto, diversi ti avevano consigliato di farti vedere da un bravo specialista. Però te hai fatto de testa tua alla fine di tutto. Ok, la bimba felice con la mamma, c'è il sole, poi il foglio diviso. È diviso dal padre, al quale ha fatto la faccia insanguinata. Cosa dovremmo percepire, capire da tutto ciò? Che era maniaco. È uno squilibrato, completamente. Oddio. No, le sorprese dietro le tende no. Ehi! È un quadro. È un quadro. Che cazzo? Continua a dire, raga, che sto gioco è fatto fin troppo bene. Quale sogno dovrei inseguire? Spesso è bene lasciar perdere. Poi dipende, cioè sta strada. Raga, sti corridoi sono tipo infiniti. Ah, oddio, che è? È cambiato. Che cazzo sta succedendo? Ok, provo ad andare di qua, così completamente a caso. Perché sì. Oddio. Io non so che cosa sta continuando a cambiare, ragazzi. Non lo so. Ah, di qua ci sono andata mo. Proviamo ad andare di qua. È un loop costante. Animacci pelosi mi scherniscono. Si annidano tra i giocattoli. I giocattoli non sono ammessi. Perché no? Porta. Porta? Anche là in fondo. Andiamo con la più vicina, sempre che non sia chiusa. Invoglia davvero ad andare, assolutamente. Oddio, che c'è sta là in fondo? No, raga, io non... No, 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 io non posso, non... No, 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 non ci siamo capiti, non ci siamo capiti, ma proprio per niente, ma proprio per niente. Che cazzo sta succedendo?
Che cazzo era? Io non guardo, non vedo niente. Io vado. Vado, non piangere. Ma quello è il papà? Questa è la mamma. Gone. È andata. Oddio. Non doveva andare così. Che cosa, regà? Che roba, maledetti bastardi. Io non ce la faccio. Doveva andare così. Che ci dovrei fare con questo? Me lo mangi a colazione. Mamma mia, regà. Mo ci mancava. Ci mancava pure il capitolo con tutti i bambolotti e tutta sta roba qua infantile. Assolutamente creepy, mannaggia santa. Che strapalle immense, che strapalle. Io non ce la fo. Ah, mo si è chiuso. Ehi! Cazzo, dai. Ma che gli avete fatto a sta bambina? Che gli hanno fatto? Se ha effettivamente messo in pericolo tua figlia, allora sì, è ragionevole allontanarla. Ma forse dovresti darle una seconda occasione? La signora Blackwood sa come badare i bambini. No, basta azzardi, basta rischi. What the fuck? Io continuo a non capire, regà. Cioè, che cosa le hanno fatto a sta bimba? Allora, qua le frecce dicono avanti a destra dritto, cioè avanti a sinistra dritto, semmai, non so dove andare. Nessuna di queste strade mi ispira, proviamo ad andare di qua, va, vediamo un attimo se la porta è chiusa. E smettetela ad agitarvi, sta figura che cos'è? Proviamo ad andare di qua. Per quanto non mi ispiri per niente. È chiusa, va bene. E dai, continuano ad agitarsi ste braccia di merda. Oddio. Regà, è uno sfacelo totale. Andiamo. Gli ascensori non mi piacciono. Questa dovrebbe essere la bimba o la mamma. Boh, e quella figura nera immagino rappresenti il padre. Immagino. Non mi fate scherzettini di merda mentre sto chiudendo l'ascensore, eh. Andiamo a destra. Cioè, su o giù. Dove stiamo andando? Non va? Ok, non va. Proviamo nell'altra parte. Ok, si scende. È certo. Ah! Che cazzo. Quando si scende non va mai bene. Non va mai bene. Scusate, io sono appena arrivato. Abbiate un attimo, Le porte, allora, le chiudete voi, ma io le so aprire, fino a una certa, mo, un aiuto fino a una certa, voglio dire. Che cazzo. Che c'è qua dentro? Oddio. Dall'amore alla follia. Uomo arrestato per il rapimento della propria figlia. Questa mattina un quartiere notoriamente tranquillo e rilassato è stato teatro di una situazione degna di un romanzo poliziesco, quando i servizi sociali, accompagnati da agenti della polizia armati, hanno fatto irruzione nella residenza di Aha. Tempo addietro un famoso pittore recentemente rimasto vedovo. Recentemente rimasto vedovo. Quindi la moglie è pure morta. Ma è morta o l'ha ammazzata lui? Cioè,
perché ci può essere una certa differenza. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo si era introdotto in un centro di assistenza per bambini in centro città e aveva rapito uno dei giovani pazienti. Le fonti indicano che si tratti della figlia del sospettato, che in precedenza era stata sottratta alla famiglia a seguito di una sentenza del tribunale. Dopo svariati infruttuosi tentativi di negoziazione, temendo che l'uomo potesse fare del male alla bambina, gli agenti sono entrati con la forza nell'edificio e hanno arrestato il presunto colpevole. I testimoni oculari sostengono che i paramedici avrebbero scortato la piccola fuori dalla casa e che l'uomo, portato fuori in manette, inginocchiandosi, avrebbe esclamato più volte: «Vi prego, è tutto ciò che mi rimane». Una svolta davvero tragica. Quindi, la moglie è morta. Bisognerebbe capire se è stata ammazzata da lui o se è morta in altre circostanze. E inoltre, le avevano già tolto la figlia a entrambi. Avevano sottratto la famiglia perché evidentemente, regà, ormai erano talmente fuori di melone che non erano più in grado di occuparsi, ovviamente, di una bimba. E lui, ancora più fuori di melone... Ehi, e basta! Ha deciso di andarsela a riprendere. Poi per fortuna l'hanno arrestato. Che cazzo è? Dove dovrei andare, mo? Di qua o di qua? Vabbè, proviamo ad andare di qua, raga. Oddio, io... Cioè, oggi è... Oddio, è completamente... Fuori controllo sta situazione. Sti corridoi infiniti. Dio santo, eppure... basta... Ehi! Che cazzo era? Io là non ci vado, manco morta. Non ci vado manco morta, anzi direi darci una che è chiusa, te pareva. Uffa, perché mi dovete costringere ad andare dove non voglio andare? Proviamo a salire. Mamma mia, regà. Oggi non ce la posso fare. Sto capitolo è terribile. Si sta rivelando, regà, bello pesante, Quindi andiamo. Cioè, già dopo lo scorcio che ci hanno fatto giocare, regà, con la scrittrice. Cane, topo, che è quella roba che si muove? Oddio, perché qua c'è il cane? È chiusa pure questa. Proviamo ad andare di qua. Vediamo un po'. Oddio, sto bambolotto la deve smettere di giocare con noi, La deve proprio smettere, perché non è per niente piacevole, non fai ridere nessuno. Hai capito? Continua a apparire e scomparire. Smettila. Dio santo, non ce la posso fare, raga. Oggi non ce la posso proprio fare. Chi c'è qua dentro? Oh, qualcosa da... Tana miseria, che cazzo è stato? Questo è un corpo, ma che è? Oddio, sto quadro anche no, ma che è? C'era un cane. Chiave. Oddio. Smettetela di giocare con me. La porta del cane, quindi. No, raga, io torno indietro da qua. Oddio. Sbaglio, diventa tutto più buio. Mi sbaglio forse? Oddio, che è? Che no! No, 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 te me devi stare lontana, tipo 10 miglia. No, regà, no, se momme ci mettono pure questa che mi insegue, io non ce la posso fare. No, 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 dov'è la porta del cane, mo? Mannaggia santa, me so già persa, regà. Di qua c'era quella del topo. Oddio, me so già persa. Era di qua. Era di qua, credo. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao bella. È di qua, è di qua, è di qua, è di qua, è di qua. È di qua. Apri, 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 apri. Che cazzo c'è qua dentro? Che cazzo è? Che ce ne può fa? Oddio, oddio. Che fa? Entra. La porta del gatto io non l'ho manco vista. Dov'è la porta del gatto? Io non l'ho manco vista, regà. No, che palle immense. Forse è di qua, proviamo ad andare. Che è? No, raga. No, 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 al buio. No, 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 io... Che è? No, vai via, vai via. Oddio. Proviamo, proviamo ad andare di qua. Non vedo niente. Non vedo assolutamente niente, non vedo.
Dov'è la porta del gatto, cazzo? Dov'è? Non è al piano di sopra. Forse devo provare a scendere di nuovo. Oh, che fa? Mo diventa pure violenta. Che è? Che cazzo è? Oddio, regà. No, è un incubo, è un incubo. Oddio, è un incubo. Non ve... Ah! Che cazzo è? No, ma ha preso, ma dai. Raga, non si affronta, no, no, no. Con quest'ansia, al buio. Con quella che mi insegue, che mi vi addosso. Mi fa ripartire dalla chiave col gatto. Questa è comunque una cosa positiva. Ma io la porta del gatto non la vedo, non la trovo. Non la vedo e non la trovo. Mannaggia santa, che incubo terribile. No, no, raga. Non si affronta. Non si affronta. Ti vedo, pezza di merda. Cosa c'è qua? C'è qualcosa di utile? Questo cos'è? Hey, what is that? Cappello da... c'è un cappellino da festa? What the fuck? Oh! Raga, io non ce la fo. Non ce la faccio. Ah, ecco la porta del gatto. Ecco la porta... Sì, ti vedo, ti vedo. Apri, apri, apri. Ok. Oh! Chi avrebbe potuto uccidere un ratto? È tua sorella. Ehi! Mo vattela a ritrovare. La porta del ratto è stata una delle prime che ho visto. Anzi, la prima. Cazzo. No, 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 no. Pure gli scatti pelini no. Maledizione. Ma guarda, io vorrei andarmene, ti dirò sinceramente. Proprio sinceramente. Però è un casino. Oddio, oddio, raga. Oddio. Oddio, da dove arriva? Da dove arriva? No, non ce la faccio. Dove cazzo era la porta del ratto? Dove cazzo è? No, 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 raga, che non capisco da dove arriva. Eccola la porta del ratto, la vedo. La vedo, è davanti a me, la vedo. Ce la farò, 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 ce la farò. Muoviti, 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 muoviti. Me ne so it. Me ne so it. Io non posso stare in questa ansia. You're both so sweet. I could eat you right up. Tu non mangi proprio una ceppa. Be an example. Finish it. E ce l'ha con sto finiscilo, eh? Che cazzo dovrebbe finire cosa? Dio santo, ho preso che è un per i forbici. What the fuck? Qua c'è altro? No, qua dentro non c'è niente. Qua dentro non c'è niente. Vabbè, dobbiamo attivare sta roba, ragazzi. Non so perché abbiamo preso sto paio di forbici, ma nel lettino non c'è niente. Vabbè, attiviamo sto affare. Ah, non è le forbici, non sono le forbici, è la chiave per attivare la giostrina. No, non mi piace. No, 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 no. No, non mi piace, no. Ma perché dovete farvi... Dovete farvi questi incubi alla gente? Quanto deve durare ancora sta cosa? No, no, la porta, che fine ha fatto? Che fine ha fatto la porta? Dov'è la porta? No. No. Ok, una famigliola felice, felicissima. Che cazzo c'era lì? Che c'era lì? Oddio, che ci sta? Cosa piccolina che la notte cala con puntualità. What the fuck? Quando le stelle svaniscono sopraggiunge l'oscurità.
ti rimboccava le coperte ogni volta. Ma ora sembra essersi dissolta. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Cioè, si è fatto un pennello coi capelli della figlia, ragazzi. Cioè, questo ormai era completamente pazzo. E quando ha preso sangue, ha preso ossa, probabilmente erano della moglie? Mi comincio a fare sta domanda perché hanno detto che era rimasto vedovo. Come è morta la moglie? Ha usato il suo sangue, le sue ossa, ha usato i capelli della figlia. Cioè, regà, ma roba dell'altro mondo. Ok, qua ci ributtano direttamente nel nostro studio, ragazzi. Un qualcosa di inconcepibile, cioè assolutamente inconcepibile. Chiudiamo qua e niente, non ci resta che dipingere questa ennesima tela. Ok, e qui abbiamo terminato ovviamente il quarto capitolo. Quindi si tratterebbe di iniziare il quinto, ragazzi. Facile da dimenticare. He simply wasn't enough. Tutto ciò non è facile da dimenticare, ve lo assicuro. Comunque, ragazzi, allora, visto che abbiamo finito il quarto capitolo, e visto che comunque siamo quasi a mezz'ora, direi di fermarci qui e quindi incominciare direttamente il quinto capitolo nel prossimo episodio. Continuo, ragazzi, ad avere solo conferme da questo gioco, nel senso che è stato fatto fin troppo bene, sta riconfermando tutte le varie emozioni che io ricordo di aver provato col primo Layers of Fear: angoscia costante, ansia costante e ha anche momenti, ragazzi, estremamente disturbanti. Ovviamente ci sono delle cose che dovrebbero essere jumpscare, diciamo così. Cioè, questo gioco, ragazzi, sembra essere estremamente completo da tutti i punti di vista per quanto riguarda ovviamente l'horror. E la storia, anche la storia, perlomeno questa del pittore, ragazzi, che stiamo scoprendo piano piano, anche la storia ha davvero un non so che di horror, che è proprio spostamose veramente. Quindi, wow. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Dopo, lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!